Cari amici, buona giornata a tutti quanti voi. Il testo di oggi è tratto dall'Epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 3, versetti da 1 a 2. Leggo fino al versetto 3. Per questa ragione io, Paolo, sono il prigioniero di Cristo Gesù per voi gentili. Seppure avete sentito della dispensazione della grazia di Dio che mi è stata affidata per voi, come per rivelazione egli mi ha fatto conoscere il mistero di cui prima ne scrissi in breve. In questi versi Paolo dice di aver ricevuto una rivelazione particolare inerente al mistero di Cristo, il mistero del Messia. A cosa si riferisce? Certamente il Messia non era un mistero in assoluto, infatti già nel passato molti profeti ne avevano parlato in qualche modo, ma Paolo e gli altri apostoli avevano ricevuto una luce particolare sul modo in cui il Messia sarebbe stato di benedizione a tutti i popoli. Che Dio fosse il Dio di tutti i popoli è chiaro fin dalle prime pagine della Bibbia e già nelle pagine dell'Antico Testamento troviamo una dimensione cosiddetta internazionale dell'opera di Dio, ma dopo la venuta di Gesù, Dio aveva rivelato nei dettagli il mistero della sua volontà, il modo che egli aveva stabilito per redimere l'umanità intera, l'umanità tutta. Paolo sapeva che gli apostoli e profeti di Dio erano stati particolari destinatari di tale rivelazione. Il termine apostolo deriva da una parola che indica un individuo inviato con uno scopo preciso o con una commissione specificata da chi lo ha mandato. Il termine profeta significa colui che parla per al posto di, quindi in questo caso qualcuno che parla da parte di Dio. Lo Spirito Santo dunque aveva scelto Paolo e gli altri apostoli proprio come inviati, incaricati di parlare da parte sua per spiegare il mistero di Cristo, per spiegare che gli stranieri, i gentili, erano eredi con loro, ovvero con gli ebrei, membra di un medesimo corpo e partecipi della promessa fatta nel Messia Gesù. Insomma, la buona notizia rivolta ad Israele estendeva i suoi effetti anche alle altre nazioni, grazie all'opera di Gesù sulla croce. Se da una parte Paolo e i suoi fratelli ebrei erano ovviamente i primi destinatari di quell'opera, dall'altra parte era altresì chiaro che l'opera di Gesù era volta a raggiungere anche tutte le altre creature di Dio, secondo il piano che egli aveva preparato prima della fondazione del mondo. Paolo, da parte sua, era fiero del compito che Dio gli aveva affidato come suo servitore, amministratore e proclamatore della grazia di Dio tra gli stranieri. Anche se in quel momento Paolo si trovava in prigione a causa di quel servizio, le sue parole confermano quanto si sentisse privilegiato nel servire Dio, in quanto quel servizio era un dono della sua grazia e Dio lo stava sostenendo con la sua potenza per svolgerlo nel migliore dei modi. Il mistero di Cristo è stato rivelato agli uomini e attraverso persone come Paolo, disponibili a farsi utilizzare da Dio, tale rivelazione è giunta fino a noi. Anche tu puoi ricevere la grazia di Dio. Non disprezzare ciò che Dio ti ha donato in Cristo Gesù. Ti auguro una buona giornata, che la benedizione del Signore scenda su di te e ti accompagni sempre.